È stato tra il botta e risposta di una conferenza e la messa in scena di una brevissima piece come questa su Mario Paciolla che si è conclusa a Napoli la 7ª edizione di Imbavagliati, il festival internazionale dedicato al giornalismo civile, ideato e diretto da Desiree Klein. All'interno del PAN, il Palazzo delle Arti di Napoli, il festival, nato nel 2015, è tornato a dar voce ai giornalisti e alle giornaliste che nei loro paesi hanno sperimentato o continuano a essere soggetti al bavaglio della censura e alle pressioni dei regimi dittatoriali. Tema di questa edizione di Imbavagliati, una riflessione sulla vita da giornalista all'interno di un contesto oppressivo e limitante, riassunta nel titolo Confinati. Ascoltiamo l'ideatrice e direttrice del festival, Desiree Klein, la giornalista siriana in esilio a Berlino, Wafa Mustafa, e l'inviata di guerra e direttrice di Radio Bullets, Barbara Schiavulli. Siamo alla 7ª edizione del premio Pimentel Fonseca, dato quest'anno a una grandissima donna, attivista, giornalista, che si batte per gli ultimi, per il suo popolo, per tutte le persone disperse in Siria, catturate, le quali non si sa più nulla. Ed è Wafa Ali Mustafa, alla quale consegniamo questo riconoscimento qui a Napoli come prologo del Festival Internazionale di Giornalismo Civile Imbavagliati. This prize is very, very important. Questo premio è molto importante per me, anche perché è il primo che ricevo. Ciò lo rende ancora più importante perché significa che anche se la Siria è lontana dall'Italia, gli italiani comunque mi sono vicini e quindi hanno capito ciò che io chiedo, ciò per cui io lotto. Bisogna continuare a parlare di questi posti, soprattutto delle zone dove comunque abbiamo preso parte a quello che sta succedendo, come l'Afghanistan, come la Siria, come in tutti gli altri posti dove siamo coinvolti. Non parlarne significa non sapere che ci sono popolazioni che in questo momento sono state cancellate. Mi viene in mente le donne in Afghanistan, dove con l'arrivo dei talebani, i talebani che abbiamo permesso noi che arrivassero, sono state letteralmente cancellate dalla vita civile. Parlarne è già un modo per combattere, per fare resistenza e per far sapere loro che noi sappiamo e quindi non sono sole.